Sì, grazie Presidente. Io in realtà quello che dovevo dire l'ho detto prima, però ho trovato davvero molto utile il dibattito. L'ho ascoltato tutto, ho ascoltato con grande attenzione tutti gli interventi e credo che non abbiamo affatto sottratto tempo all'ordine del giorno. Anzi, ringrazio chi ha voluto l'informativa su quello che era accaduto ed è stato anche interessante. Forse ci dovremmo ritornare, non solo come giustamente diceva il consigliere Brambilla, nelle commissioni, ma anche ritornare un po' su un dibattito di quello che è accaduto quest'estate. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Eleonora De Mai, qua non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto sulle nostre montagne, perché non è il piromane che la mattina si è svegliato perché non aveva a che fare, ci sono interessi economici, criminali, è compito nostro capire anche se ci sono interessi politici. E te ne accorgi da chi ci guadagna, come vengono annunciate le leggi come vengono fatte, come vengono applicate. E da amante del nostro territorio, visto che dal dibattito anche di oggi è emerso un grande amore da parte di tutti per le nostre terre, è vero che il Faito non è comune di Napoli, ne potrei discutere a Santa Maria la Nova come sindaco della città metropolitana, ma io ritengo che è un dibattito che noi dobbiamo fare. Dobbiamo fare perché questo ha investito i nostri territori, tra l'altro gli Astroni, che è una riserva naturale, sta nel nostro territorio, non solo nel nostro territorio, anche quello di altri comuni. Però alcune cose anche io le debbo assolutamente precisare. Una prima è il tema del devastante incendio come azione criminale che è accaduta a Scampia. È diverso, ma va equiparato come a una tragedia che può essere un'inondazione, può essere un terremoto, nel senso che tu in poche ore, per garantire un tetto e il diritto alla salute, devi prendere una decisione. Conosciamo perfettamente la nostra città e fermo restando che siamo tutti d'accordo, me lo auguro, che non puoi spostare delle persone da un territorio, l'abbiamo visto, io lo ricordo, qualcuno ha fatto bene, l'assessore, credo, a citare il dibattito che ci fu in occasione del terremoto dell'Aquila, come gli aquilani non accettarono per nulla la loro dislocazione, addirittura accettando il rischio di continuare a rimanere nel cuore del centro storico della loro città. Allora si è ben chiaro che là l'alternativa alla caserma Boscarillo, che secondo me è la migliore soluzione possibile nel contesto era o un campo sportivo o delle scuole. Bene, io credo che la soluzione che abbiamo adottato, qua sì che condivido astrattamente la preoccupazione della temporaneità che spesso diventa definitività, questo per onestà intellettuale ce lo dobbiamo dire e qui ci vuole l'impegno di tutti, del lavoro della Commissione, il Sindaco, la Giunta, gli uffici, anche gli altri. La Boscarella ha un altro effetto positivo, che non rimaniamo soli col cerino in mano, che qua c'è l'abitudine che alla fine poi siamo tutti responsabili, abbiamo tutti i poteri, alla fine è il Sindaco in qualche modo come è stato in quelle ore che abbiamo dovuto affrontare dall'inizio alla fine, avendo vicine tante altre istituzioni, ma siamo convinti che con la caserma Boscarillo quella temporaneità diventerà e rimarrà temporaneità. Perché? Vogliamo dare dei dati perché sarà temporanea? Innanzitutto perché voglio tranquillizzare i consiglieri dell'opposizione. Consiglieri, il dibattito sulla Boscarillo me lo ricordo da prima di fare l'amministratore, cioè, è sempre stato un grande dibattito. Il primo accordo firmato sulla Boscarillo l'abbiamo firmato noi. L'abbiamo firmato insieme al governo nazionale, insieme alla regione Campania. Quindi siamo i più interessati a portare avanti. Tanto è vero che la prima domanda che ho fatto quando si è individuato la caserma Boscarillo, parlando con i nostri uffici e con il Ministero della Difesa, questa allocazione temporanea per 60-90 giorni inficia o rallenta il nostro progetto nemmeno di un giorno e nemmeno di un'ora. È chiaro che se li tenessimo là per un anno o 2 anni accadrebbe, ma noi non solo non li vogliamo tenere per le ragioni che sto dicendo, ma voglio ribadire le ragioni che ho detto prima: a noi le tendopoli non piacciono. Le tendopoli è stata una cosa, come dire, l'allocazione, chiamata tendopoli, l'allocazione momentanea ad alcune persone, non ci sono altre alternative. E del resto, anche dal dibattito di oggi, lo diceva prima credo la consigliera Coccia, del dire non è che sono arrivate proposte alternative. Il presidente dell'ottava municipalità è stato coinvolto. Il presidente della settima non è stato immediatamente coinvolto, ma tutti saranno coinvolti. Magari il presidente della settima ha una proposta, come dire, che può aiutare il dibattito, perché nessuno mai ha pensato di allocare
provvisoriamente delle persone a Miano. Adesso il compito della politica, io condivido quando voi dite la gente esasperata, consigliere e consiglieri, vivo la città come la viviamo tutti. Il compito della politica è informare però il territorio, informarlo correttamente. Ecco perché questo dibattito lo trovo non utile, ma utilissimo, perché i nostri interventi verranno messi in rete, i nostri interventi saranno ripresi dalla stampa che con molta attenzione ci ha seguito, perché questo è il tema oggi del nostro paese. Nel nostro paese bisogna stare molto attenti, proprio perché la sofferenza è tanta e nelle periferie la sofferenza è più grande che in altri luoghi. Ecco perché c'è grande senso di responsabilità ed ecco perché mi impegno personalmente, ma non perché non abbia fiducia dei miei collaboratori, perché l'asticella è alta. Questo è il tema più sentito. La campagna per le politiche del 2018, che a me personalmente non interessa facendo il sindaco, ma giusto riprendo un intervento, mi pare, della consigliera Bismuto, se non ricordo male, sarà tutto incentrato su questi temi. Quindi raccogliamo il bello e il buono di questo dibattito, che tutti sono detti non razzisti. È anche vero che io in vita mia, compreso le letture di Adolf Hitler, non ho mai sentito a uno proclamarsi mafioso, corruttore o razzista. Scusate se la mia ignoranza mi è sfuggito qualcuno, ma nella mia vita non ho mai conosciuto uno che ha iniziato il suo intervento, io sono razzista, oppure io sono mafioso, manco Totorrina. Tanto è vero che c'è il dibattito anche se Totorrina debba rimanere al 41 bis o meno, o qualche corruttore dice io sono un grande corruttore, non li ho sentiti. Quindi attenzione, perché non è che se uno non si proclama razzista, però poi sul territorio fa delle attività che alimentano una esasperazione fondata su nulla, quindi direbbe Maccio Capatonda, su storie che non esistono, perché o le storie esistono, che noi stiamo mettendo delle persone a Miano, allora io sarei per il primo andare a Miano e spiegare perché c'è una ragione per farlo. Potrebbe anche accadere, potrebbe accadere, nella vita può accadere tutto, ma siccome non è una cosa che è accaduta, evitiamo di creare storie che non esistono. Semmai andiamo a Scampia e spieghiamo che cosa vogliamo fare, vogliamo utilizzare aree dismesse. Noi questo lo stiamo dicendo da tempo. Il nostro territorio, come i territori di tutto il paese, hanno tanti luoghi, alcuni che andrebbero ristrutturati, risistemati, vabbè, i soliti discorsi che facciamo per anni. Altri luoghi sono abbandonati, sono dismessi, alcuni di proprietà comunale, altri di proprietà pubblica, altri di proprietà privata. È lì che lavoreremo, e lavoreremo esattamente con quelle idee che ho raccolto stamattina, che sono le stesse nostre, non è casuale che stiamo in maggioranza insieme, sul fatto che insieme alle comunità lo realizzeremo, perché questo significa condividere il progetto, significa prendersi cura del territorio, significa fare housing sociale, significa fare autoproduzione economica, significa sentirsi comunità. Ecco, avete fatto bene, hai fatto bene a citare il progetto delle vele, non perché ci sia una similitudine, ma perché è stata quella l'idea su Scampia che ci ha portato un grande risultato alla fine. E lo stesso faremo con i Rom. Le risorse che sono state recuperate, ma io ricordo non so quante volte siamo andati al Ministero dell'Interno, recuperare le risorse, è stata una battaglia, e adesso per farcele assegnare immediatamente, per riprendere via delle industrie, per riprendere i villaggi così come li abbiamo ideati, non tendopoli, non cose provvisorie, non semplicemente assistenzialismo, aree in cui le persone si sentano finalmente integrate. Questo è il progetto su cui abbiamo lavorato, e per dare un segnale che Cupa Perillo non sarà mai più la Cupa Perillo che abbiamo visto, non nel senso degli abitanti rom, ma nel senso delle baraccopoli, che noi imprimeremo, e questo è un lavoro che stiamo facendo da tempo e si deve dare adesso l'accelerazione massima e farlo contestualmente alla caratterizzazione e all'inizio dei lavori della bonifica, il tema dell'apertura dell'asse mediano e un rafforzamento anche dell'autoparco di Asia. Così, se qualcuno poteva anche solo ipoteticamente ritenere che quell'autoparco non potesse andare bene là, perché poi non sappiamo come mai si sono incendiati alcuni mezzi di Asia, questa è la magistratura e la forza dell'ordine a dirlo, questo significa una grande opera di rigenerazione urbana sul territorio, apertura dell'asse mediano, recupero dei terreni incolti, Asia, e l'individuazione di un'area abbandonata, in modo che insieme agli abitanti rom, senza deportarli da alcuna parte, li faremo sentire sempre più integrati in quel territorio.
Qualcuno ci dice che non abbiamo mai fatto nulla in questi anni, no? Ho sentito alcuni interventi di alcuni consiglieri, qualcuno adesso non lo vedo in aula, starà magari mangiando legittimamente un boccone. Bene, in questi anni, ma ce lo siamo dimenticati l'operazione che c'è stata a Gianturco, a Breccia e a Sant'Erasmo? Non è che noi abbiamo, quella è la migliore soluzione che ci piace, perché Via del Riposo non è la soluzione, anche quella è temporanea. Anche quella è temporanea, meglio della Tendopoli, ma non soddisfattiva. Ma ditemi in quale altra città d'Italia, senza soldi, senza un euro, con la sofferenza di questa città, con i problemi atavici, non è volato un manganello a Breccia a Sant'Erasmo, non è volato uno schiaffo. Guardate, ma è che è complicato, non è una cosa. È perché evidentemente c'è un lavoro. Perché evidentemente si ascoltano i comitati, i provinciali per l'ordine e la sicurezza, si ascoltano le istituzioni, ma si ascoltano anche i Rom, si ascoltano gli abitanti del territorio, le associazioni, i contrari, i favorevoli, i sostenitori, cioè si fa un lavoro, via Galileo Ferraris e tutte le altre cose. Ecco perché è vero, noi stiamo provando a lavorare senza risorse, ma io sono convinto che se il Consiglio Comunale, raccolgo l'appello di Moretto, di nonno, l'ho colta, al di là delle critiche, al di là del discorso dell'opposizione, noi ci siamo, no, ha detto noi ci siamo, se si apre un tavolo che va nella direzione del discorso che noi abbiamo fatto, noi ci siamo. Allora ci dobbiamo stare anche nel rafforzare la nostra azione per far sì che sia i finanziamenti europei su che già abbiamo avuto col Pommetro, sia quelli che potremmo chiedere, questo è un segnale forte, perché una città che ha dimostrato che sa includere, che sa ragionare col territorio, che sa fare progetti, che sa mediare socialmente, che sa evitare gli sgomberi in modo violento, credo che questo è un qualcosa che ci viene riconosciuto e io ho bisogno, noi abbiamo bisogno di un consiglio comunale autorevole, se possibile non solo della maggioranza, bene se venga una linea che sia ancora più ampia. Poi giusto è fuori tema, ma non troppo, il consigliere Moretto, quarta municipalità, è vero, mica solo quarta municipalità che c'è un tema delicato, ma lei consigliere sa bene, perché alcune azioni già si vedono sul territorio, che anche lì l'azione del comune, non solo con i cittadini, con i residenti e con gli immigrati, ma in comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha portato a delle decisioni che già sono operative da questo mese di luglio, in cui si deve operare per ripristinare dignità, sicurezza, legalità, inclusione, integrazione, accoglienza, diritti, i controlli che vengono fatti sul territorio, anche di questo siamo disponibili a parlarne in commissione, in consiglio comunale, adesso non vado oltre perché sennò a quel punto sì, consumiamo anche i temi dell'ordine del giorno, ci sarebbe tanto da dire su quello che si è deciso sulla quarta municipalità. Insomma, io credo che noi possiamo sicuramente prendere questi impegni, che le soluzioni che abbiamo preso sono assolutamente temporanee e invece siamo già impegnati, eravamo già impegnati da prima a fare in modo che in questa città chi decide di vivere lo possa fare in modo dignitoso, senza ledere i diritti degli altri, ma anzi che attraverso lo stare insieme in una comunità ognuno si possa arricchire dal confronto con l'altro. L'ultima riunione che ho fatto con la comunità Rom, tra l'altro insieme alle associazioni, i parroci e tanta gente del territorio, la municipalità, che fece una sera di agosto, pochi giorni prima anche dell'azione criminale, ma tra le tante cose potrei raccontare, una ragazza rom che alla fine ci tenne a dire, forse perché mi volle scambiare una parola, forse perché sapeva che io avevo fatto il magistrato, mi stava raccontando i suoi studi universitari, la sua voglia di fare o il magistrato o di fare l'avvocato. Bene, io credo che noi questa città, prima di giudicarla, la dobbiamo conoscere e io sono convinto che anche noi napoletani, nel confrontarci con le persone diverse da noi, ci arricchiamo, così come è giusto che pretendiamo doveri da chi viene nel nostro territorio. Il consigliere Brambilla, ma questo lo faremo in un altro consiglio perché il tema è molto lungo, i confini tra diritti e doveri è uno dei temi più belli e straordinari della filosofia del diritto e di chi è appassionato di diritto ed è bene farlo. Io devo dire, ho trovato molto interessante questo Consiglio Comunale, credo che sia importante. Io traggo da questo Consiglio Comunale un aspetto, cioè quello del desiderio che tutte le forze politiche hanno sottoposto a me e alla Giunta di essere coinvolte, di partecipare e eventualmente di condividere. Nessuno ha detto il problema non c'è o il problema lo dobbiamo affrontare cacciando delle persone dalla nostra città.
Mi sembra che c'è una consapevolezza diffusa, sia ai diritti, no alle baraccopoli, attenzione all'esasperazione delle periferie, attenzione a risolvere i problemi della nostra città. Bene, noi stiamo qui per ascoltare proposte, per adesso non ci possiamo fermare un secondo, perché per poter, chiudo, rendere soddisfattivo quell'impegno che sia temporanea, noi non ci possiamo fermare un secondo, perché ho preso personalmente l'impegno col governo e oggi anche col Consiglio Comunale della mia città, della nostra città, che oltre Natale l'allocazione temporanea alla caserma Boscarello, lato Scampia, non può esserci perché c'è un progetto in atto e perché siamo contro le tendopoli, così come all'auditorium, non vi sfugge perché l'auditorium noi lo utilizziamo, la municipalità, il comune per tantissime attività, non si può andare oltre quei 10-15 giorni in cui voglio anche chiudere su questo. Noi, non so come, con quale risorse, con quale forza e anche con quale energia, insieme alle forze del volontariato del territorio, stiamo garantendo acqua, stiamo garantendo alloggio, stiamo garantendo vitto, stiamo garantendo assistenza, e devi stare attento perché c'è il criminale che ti accende gli astroni, c'è la pioggia che comincia ad arrivare e per colpa di quel criminale può provocare ulteriori disagi. Insomma, sono quei momenti, ma lo dico come fatto di orgoglio della città, che se il Consiglio Comunale desse una prova di compattezza su dei criteri su cui ci siamo ritrovati stamattina, pur nelle diversità dei toni, dei contenuti e anche degli approcci politici e filosofici, io credo che questa città si può smarcare anche da altri, che la prima cosa che dico, noi non vogliamo gente diversa. Questore, prendi il manganello e vai a colpire. Perché vai a colpire? Perché quell'immobile serve a un imprenditore. Oggi non abbiamo ascoltato queste cose, abbiamo ascoltato altre cose anche dall'opposizione, quindi vuol dire che l'asticella politica di questa città, di maggioranza e opposizione, è ben più alta di altrove, con tutti i nostri errori, con tutti i nostri limiti e anche con i nostri difetti, che i napoletani ce n'hanno non pochi. Quindi io torno più carico, perché da oggi il mandato l'ho ascoltato con attenzione, lavoriamo tutti insieme, riportiamolo in commissione e ascoltiamo in commissione il contributo di tutti, in modo che io lo recepirò qualora dovesse essere in linea, chiaramente con quei confini da cui noi non possiamo assolutamente sottrarci. Grazie.